Oddio, che scandalo, che schifo! Il boss malavitoso Casamonica al suo funerale fa cadere rose dal cielo e fa suonare la musica del padrino. Che schifo! Cani, non vedevo così tanto buon gusto, non vedevo così tanta precisione da mai. Cioè, applaudiamo ai gusti musicali e probabilmente cinematografici del boss Casamonica, che ha fatto suonare la musica meravigliosa di Nino Rota del Padrino, che è un tema riconosciuto in tutto il mondo, che è entrato nella storia del cinema e della musica. Applausi! Io credo che così tanto buon gusto lo rivedremo raramente, anche perché quando moriranno, e credo non manchi moltissimo, alcuni mafiosi eccellenti e criminali, vedremo suonare probabilmente al loro funerale qualche pezzo di Mario Apicella. Vi lascio il tempo di capire un attimo i riferimenti e la battuta, che probabilmente non verrà accolta e non farà ridere nessuno, ma una battuta secondo me non deve solo far ridere. Riflettete, cani, riflettete. Ma a parte gli scherzi, è chiaro che questo funerale abbia scioccato, no? Abbia indignato per una serie di ragioni che sono quasi infinite. E qui elencarle tutte non abbiamo il tempo e io non ne ho la voglia. Ma posso sintetizzarle in due, diciamo, punti, no? Posso declinare queste indignazioni in due diversi punti. Allora, il primo punto è sicuramente che ha fatto scalpore, che ha indignato la gente per bene, i laici, quelli che rispettano la religione ma non la praticano, quelli che sono convinti della divisione tra potere tra Stato e Chiesa. E sia il fatto che in quella chiesa furono rifiutati i funerali di Welby e che invece siano stati celebrati diciamo, i funerali di questo boss malavitoso che avrà fatto le peggio cose, ma a quanto pare la Chiesa perdona dai peccati se confessati, non ti perdona se decidi di non morire in maniera indegna. E questa cosa può sicuramente aver provocato una maggiore indignazione per il fatto di quanto non fosse. Se quella fosse stata un'altra chiesa, forse se ne sarebbe parlato di meno. Ma questa differenza tra Welby e la chiesa per me si potrebbe sintetizzare in un video avulso da questo qui, potrei farlo in futuro, il marketing di Papa Francesco, che fa credere che la chiesa stia cambiando, si stia rinnovando, che stia uscendo fuori dalle sue posizioni secolari. Abbiamo visto, forse i funerali Casamonica ci deludono anche in quella prospettiva. Abbiamo capito che quello di Papa Francesco è un marketing d'immagine, non è un marketing per promuovere l'azione, per promuovere un prodotto davvero cambiato. È un marketing atto a farti credere che ci sia un cambiamento. E questo probabilmente ha indignato e deluso, e quindi il funerale di Vittorio Casamonica ha svegliato anche un po' quelli più ingenui o in buona fede che credevano a questo cambiamento della Chiesa. Ma penso che questa sia davvero la parte più defilata di tutta questa storia. Penso che invece il funerale di Vittorio Casamonica abbia indignato per questo atto di forza, ok? Che è sembrato questo funerale, una dichiarazione di guerra a Roma, che sta vivendo un periodo terribile dove si parla di mafia capitale, e c'è questo funerale che fa capire che davvero c'era un boss che aveva 1.000 affiliati, a quanto pare, come dicono gli investigatori, avesse un patrimonio di 90 milioni di euro, una cosa incredibile. Ed indigna anche perché purtroppo, e questo lo voglio dire, in Italia non abbiamo giornalisti, abbiamo giornalai. Sto vedendo come stanno ricamando per parlare di qualcosa. Ieri sera, l'altra sera, in onda, la trasmissione di La 7, hanno dato voce, come stanno facendo molti giornali, ai vari parenti dei Casamonica, che sono molto colorati. Non sanno comunicare davanti alle telecamere, sono pessimi in fatto di marketing zingaresco. Il marketing di Zingari non esiste, quindi è ovvio che vanno in televisione dove la TV vuole sfruttare solo il loro colore, vuole sfruttare la loro goffaggine e fanno una figura di merda ad uso e consumo dei politici che vogliono marciare un po' su questa vicenda. Quindi i giornalai, ricamando, hanno creato un caso, hanno focalizzato questo funerale.
come funerale, non prospettando niente intorno, no? Come se quel funerale fosse avulso da delle dinamiche. Ora, io dico, capisco che è agosto, capisco che non c'è nulla da parlare, non si può parlare di calcio, magari, ma ecco, il Teramo Calcio è retrocesso in Serie D, ma il Teramo Calcio chi lo conosce? Noi giornalisti, giornalai nazionali, non ne possiamo parlare. La politica va in vacanza, perché a quanto pare sono tutti al mare, eccetera, eccetera, si stanno prendendo le loro belle ferie, non accade nulla, e quindi che si parla? Succede un evento così, richiamiamoci almeno 10 giorni, fin quando non riparte il campionato di calcio o qualcos'altro, e quindi tutti a mettere il focus sulle note di colore, quindi che si suona la musica del Padrino, che c'era la gigantografia con scritto il re di Roma, col fatto che la bara è stata alzata, andiamo ad analizzare tutta la simbologia mafiosa, eccetera, eccetera. E per me questa è distrazione di massa, non informazione di massa. E nessuno capisce forse tutto il gioco che c'è intorno a questo funerale, che questo ricamare è semplicemente un attacco politico, in primis a Marino, sindaco di Roma, di cui tutti vogliono le dimissioni, da Renzi al Movimento 5 Stelle, da Salvini a Berlusconi, tutti chiedono a gran voce queste dimissioni. E in parallelo, ovviamente, un Renzi che non può parlare, seppur vorrebbe queste dimissioni, viene attaccato il suo governo, no? Qualcuno ha invocato Alfano che ha fatto questo. Ok, sono d'accordo che Alfano non sia il miglior ministro degli ultimi 500 anni, il ministro dell'interno degli ultimi 5 anni. Però poi io mi faccio una domanda e mi do una risposta che magari può essere smentita dalle vostre risposte alla stessa domanda. Vediamo un po'. Allora, la colpa di Marino. Allora, Marino è il sindaco di Roma. Non penso che venga informato di ogni singolo funerale che si celebra nella capitale. Anche perché la capitale di Roma è divisa in municipi, cioè ci sono delle parti di Roma, dei quartieri di Roma, che sono amministrate da municipi che fanno ovviamente poi capo a Marino. Al massimo sarebbe il municipio dove si è celebrato questo funerale che doveva avvisare il sindaco Marino che era un funerale un po' particolare. E quel municipio doveva essere informato del fatto che era un funerale un pochino particolare, penso dalla prefettura, penso dagli inquirenti, non lo so come funziona tutto il passaggio istituzionale, ma una cosa è certa, io guardando le trasmissioni televisive, che mentre in Campania, Calabria, Sicilia queste cose vengono evitate perché c'è un sistema ben coordinato tra forze dell'ordine, istituzioni, chiese, eccetera, quindi non avvengono, e se avvengono, avvengono non so come, ma è chiaro che Roma fino ad oggi si sia trovata ad affrontare poche volte o quasi mai queste situazioni qui, e quindi non ci sia la coordinazione che c'è in altri paesi dove, in altre città dove la mafia funziona meglio. Quindi attribuire a Marino un sistema non collaudato da nessuno prima di lui, e Marino è qui, è presente a Roma da un anno e mezzo, non capendo neanche benissimo le dinamiche di Roma, e questo forse l'ha salvato da tutto quel fango che è arrivato sulla sua giunta, eccetera. Ecco, io mi chiedo, andiamo a chiedere le responsabilità di un sindaco come noi vorremmo i politici divini. Vorremmo che Renzi risolvesse tutti i nostri problemi, l'hanno voluto molti italiani quando nel periodo di Berlusconi, l'uomo solo al comando che risolve i problemi, e ovviamente i romani vorrebbero che fosse Marino. Poi non credo che i romani gli attribuiscono così tante responsabilità. Sicuramente c'è stato un errore, mi pare chiaro, mi pare ovvio, mi pare lapalissiano, ma da una vicenda che per carità non doveva avvenire, è avvenuta, è indigna, perché indigna me, immagino indigna anche moltissime altre persone, ce ne vuole a chiedere le dimissioni di Marino, che ovviamente è vittima sistematica di un attacco mediatico politico. Io chiedo a Marino di resistere, che questo episodio sia per lui un ottimo momento di organizzazione anche di queste cose, perché quando io commetto un errore è difficile che lo ricommetta una seconda volta, per il semplice fatto che io dall'errore ho preso. Se so che questa tazza, quando la poggio sull'angolo destro di questa scrivania, ogni volta che io gli do un piccolo tocco cade a terra, io saprò che quella tazza l'ha messa al centro. È un esempio semplicistico, assolutamente lontano da quello di cui stiamo parlando, è semplicemente per far capire che Marino, come tutti gli esseri umani, può essere vittima di un errore, non lui stesso, ma la sua organizzazione, la sua istituzione comune,
e che quel comune si valuterà quando se riaccadrà la stessa cosa. Se riaccadrà la stessa cosa, non quando accade una volta. Che poi, andandomi a informare ben benino, ho scoperto che questi funerali a Roma si sono celebrati già altre volte. E quindi mi chiedo come mai non c'è stata tutta l'attenzione mediatica le altre volte che è accaduto. Capisco che si sta parlando di Roma Capitale, ma un tipo di questi matrimoni, di funerali così celebrati in pompa magna dovrebbero aver fatto parlare i media anche altre volte. Ma non c'era nessuna vittima da sacrificare, non c'era nessuno a cui chiedere dimissioni e forse tutto è passato in sordina. Ciao a tutti cani e vi ricordo che questa sera ci sarà la live sul Beer Tour. Ciao a tutti.